Riprendiamo, diciamo, da qui, ricordate, il terzo paradigma trasformativo è quello del perfezionismo, è quello di cui abbiamo parlato più a lungo dopo aver criticato gli altri due. Abbiamo visto il modo in cui anche il paradigma perfezionista può essere articolato in maniere diverse. Questa è una delle articolazioni possibili del paradigma perfezionista. Un altro modo di articolare il paradigma perfezionista è quello che ha elaborato un altro filosofo canadese, in effetti, si chiama Charles Taylor, e lo ha elaborato attraverso il concetto di autenticità. Perfezionare se stessi vuol dire realizzare se stessi autenticamente. Secondo me questo modo di articolare il paradigma perfezionista è meno convincente di quello elaborato da questa filosofa di cui io sto parlando, che è Martha Nussbaum. E lo è meno perché è un paradigma eccessivamente soggettivista. Cioè, il problema è che io potrei autenticamente volermi realizzare. Anche chiamandomi Adolf Hitler, e allora quale sarebbe il criterio per dire che la mia autorealizzazione non è propriamente eticamente rispettabile? Ecco, certamente Charles Taylor non aveva in mente Adolf Hitler quando ha elaborato questo paradigma, però diciamo, la mia critica adesso estremizza la posizione, però dà bene il senso del problema, di uno dei problemi del paradigma perfezionista articolato nel modo in cui l'ha articolato Charles Taylor, cioè in maniera troppo soggettivista, perché il problema che rimane aperto è appunto come distinguere fra diverse modalità di realizzazione autentica, come scegliere, diciamo, quelle sia individuali che poi comunitarie, perché questo paradigma perfezionista così articolato è stato anche applicato allo sviluppo di società e culture, no? E ha condotto a posizioni di tipo relativistico, no? Perché ogni cultura può realizzare se stessa autenticamente, e come scegliere fra quelle la cui autenticità è rispettabile e quelle la cui autenticità non è rispettabile. È rispettabile lapidare le donne perché è realizzazione autentica di certe culture islamiche, no? Ecco. Allora, questo paradigma perfezionista articolato col linguaggio, dico io, dell'autenticità, che è un linguaggio che fa riferimento con Charles Taylor filosoficamente a Rousseau e al romanticismo, è meno convincente di questo paradigma perfezionista nel modo in cui lo ha elaborato Martha Nussbaum, che dietro le spalle filosoficamente non ha né il romanticismo né Rousseau, ma Aristotele. Aristotele, in parte anche Hegel, ma più Aristotele, insomma, diciamo. Allora, questo, insomma, adesso ho detto cose filosofiche proprio, no? Che forse non vi interessano moltissimo, ma insomma, un professore di filosofia a volte ha voglia poi di dire, dopo tante cose che ho detto, due cose di filosofia, fatemele dire. Allora, abbiamo visto che il paradigma perfezionista articolato nel modo in cui lo articola Martha Nussbaum fa riferimento ad una sorta di ontologia dell'umano compatibile con l'evoluzionismo, abbiamo detto, no? Il che vuol dire che un paradigma è un'ontologia anche di tipo storico, no? Questa articolazione, questo riferimento al modo in cui è fatto l'essere umano, è il modo in cui è fatto l'essere umano oggi, in questo periodo storico, in questa epoca, possiamo quasi meglio dire, è in questo periodo dell'evoluzione, ecco. È così, cioè non è, come dire, separato
né dalla storia della natura né dalla storia umana. È collegato alla storia della natura e alla storia umana, questo, il modo in cui è articolato questo paradigma. Però cerca di individuare perlomeno delle costanti un po' più fisse rispetto a quelle che possono riscontrarsi se si affida ad ogni soggetto singolo il compito di dire che cos'è realizzazione autentica. Ecco, qui c'è un riferimento più oggettivo, cioè ognuno di c'è una certa distinzione fra le nostre preferenze individuali e il nostro modo magari autentico di volerci realizzare. È un'idea di realizzazione umana che non è certamente lontana dal modo in cui noi vogliamo realizzarci. I nostri desideri sono presenti in questa concezione della realizzazione umana, però si fa riferimento, diciamo, a desideri che possono essere esemplari e paradigmatici per gli esseri umani. Capite? Cioè desideri e preferenze che possono essere paradigmatiche per esseri quali gli esseri umani, che sono esseri che non sono né pietre né astri, né dei né animali, ma appunto esseri misti, forniti di sensibilità e di razionalità, no? Ecco, esseri fatti così, che hanno vita, che hanno queste caratteristiche qui descritte, come possono realizzarsi in maniera esemplare, in maniera tale che il loro modo di realizzarsi, messo a confronto con altri esemplari della loro specie, invece che suscitare ribrezzo, fastidio e rifiuto, susciti ammirazione. Ecco, è un tipo di etica, il tipo di etica che qui si sta difendendo è un tipo di etica di questo, cioè legata. È contemporaneamente legata alle preferenze dei singoli, ma non solo a queste. È legata alle preferenze dei singoli, pensati come esseri che devono formarsi bene in quanto esseri umani, e che nel modo particolare in cui si stanno formando vengono giudicati da altri, si confrontano con altri relativamente al contenuto concreto delle loro preferenze, e in questo confronto con altri magari si convincono che le preferenze che per un momento hanno ritenuto così buone non sono poi così belle, non sono poi così esemplari, perché in questo dialogo con gli altri si formano ulteriormente e comprendono magari che qualcun altro suggerisce delle preferenze migliori per la loro realizzazione. Dunque un'etica che fa molto conto, che fa molto riferimento alla vita in comune, alla forma, certamente a un'articolazione individuale delle preferenze, dunque dà spazio all'individualità, anzi al centro dell'interesse c'è la formazione degli individui singoli, ma proprio perché questi individui singoli, si sa, gli esseri umani non nascono già finiti, no? Noi nasciamo che siamo dipendenti dai nostri genitori, la nostra specie è fatta così, dobbiamo imparare a camminare, dobbiamo, oltre che imparare a camminare, imparare ad articolare il linguaggio. Ecco, non è solo questo che dobbiamo imparare secondo questa etica, dobbiamo imparare anche a vedere la bellezza, a provare pietà, a provare amore, a provare amicizia, a ragionare, a discutere con gli altri, a rispettare gli altri. Ecco, sono tutte cose che dobbiamo imparare a fare e dobbiamo imparare a farle in quanto esseri umani possibilmente esemplari, possibilmente in quanto esseri umani che anche altri esseri umani possono ammirare. Ecco, le nostre scelte dovrebbero avere questo riferimento normativo, secondo Martha Nussbaum, no? Vi dico un problema, è molto importante, diciamo la bioetica liberale, quella bioetica che è stata teorizzata per un lungo periodo e che ancora è molto in discussione, quella che rifiuta, quella che non è perfezionista, diciamo così, no?
non parlo essenzialmente né dell'edonismo né del, del preferenzialismo, ma di quella bioetica che si limita ad indicare una cornice liberale delle scelte etiche, senza fornire alcun criterio sostantivo relativo a ciò che noi dobbiamo scegliere. Dunque, le nostre scelte bioetiche vanno bene se nel momento in cui noi prendiamo una certa decisione non disturbiamo con le nostre scelte altri. No, questa è, diciamo, la regola aurea del liberalismo. Ora, guardate, anche i liberali più incalliti si sono accorti che questo è troppo poco, no? Che questo è troppo poco e che in effetti il problema etico, politicamente hanno ragioni liberali, insomma, dobbiamo fare delle scelte, queste scelte devono essere fatte in una cornice di democrazia liberale, punto. Ma quali scelte? Questo è il problema a cui i liberali, diciamo, puri non riescono a rispondere, perché il nostro problema è, vabbè, siamo liberi di scegliere, ma attraverso quali criteri scegliamo? Capite il problema, no? Cioè, quello che il perfezionismo cerca di rispondere a questa domanda non è antiliberale, cerca di dare indicazioni concrete in una cornice liberale a chi fa scelte relativamente alle questioni di bioetica, no? E a questo proposito, ecco che me lo sono dimenticato, zac, perché l'avevo portato ieri, c'è questo libro che io vi consiglierei di leggere, di Jürgen Habermas, che è un noto liberale. Comunque è un libro del 2004 ed è uscito da Einaudi. Jürgen Habermas in questo libro si pone proprio questo problema, no? Pur difendendo una posizione liberale in bioetica, lui si accorge di come il liberalismo non fornisca criteri di scelta, no? E allora elabora un riferimento antropologico che è magari diverso da quello di cui parla Martha Nussbaum, però l'importante è questa esigenza che anche all'interno del liberalismo si sente, cioè anche l'esigenza di trovare dell'indicare dei criteri normativi da utilizzare nelle scelte etiche, dato per scontato che vogliamo difendere la nostra democrazia, la nostra possibilità di fare scelte libere. Ecco, il punto è però come le facciamo queste scelte, perché se siamo libere, ma e che cosa scegliamo? Ecco, Jürgen Habermas, il riferimento normativo che lui elabora in questo libro, di cui non mi ricordo più il titolo, è noi possiamo scegliere liberamente fino al punto da non negare la nostra capacità di scegliere liberamente. Cioè, se attraverso le nostre scelte bioetiche trasformiamo il nostro essere in maniera tale da non poter essere più quegli esseri che siamo, e secondo lui ciò che caratterizza il nostro essere è appunto essenzialmente la possibilità di fare scelte libere. Ecco, e allora quelle scelte secondo lui sono normativamente non accettabili. Avete capito? Sì. Ecco, è diversa, è detta, diciamo, la regola, il criterio che Jürgen Habermas, un liberale, indica è diverso rispetto a quello di Martha Nussbaum, ma poi non diversissimo. Perché anche per noi, Martha Nussbaum in fondo, gli esseri che noi siamo sono definiti in maniera più articolata rispetto al modo in cui li definisce Jürgen Habermas, che si limita a parlare di libertà, di scelta, no? E di obbligo ad evitare tutto ciò che questa libertà di scelta potrebbe mettere a rischio. Ecco, Martha Nussbaum elabora un criterio più ampio, perché per lei, certo, vedete qui questo punto, la libertà di la possibilità di scegliere e la possibilità di fare queste scelte in maniera collaborativa con altri esseri umani è centrale.
per la definizione del nostro essere umano. Però ci sono anche altri elementi oltre questi indicati a cui noi dovremmo fare attenzione nel momento. Fare attenzione perché potremmo perderle queste caratteristiche attraverso l'uso della tecnica sulla vita, e questo potrebbe risultare qualcosa di cui addirittura ci possiamo pentire, no? Ieri io, per spiegarvi cosa intendevo, ho fatto l'esempio del modo di deliberare. Oggi, d'altra parte, da noi c'era una bellissima assemblea ampia in cui si è discusso molto, dunque ritiro parte delle cose che ho detto. No, ma insomma, è un pericolo, no? Nel momento, cioè siamo in un momento veramente in cui a ciò dobbiamo fare attenzione, no? Proprio e questo, per dire, la differenza fra Jürgen Habermas e Martha Nussbaum sta proprio in questo. Lui non pensa molto che è molto importante in fondo il corpo nel momento in cui noi deliberiamo, cioè ha un pregiudizio, il suo è un pregiudizio abbastanza mentalistico, no? In fondo la libertà lui la vede staccata dal corpo, invece Martha Nussbaum no, è la libertà di un bios quella che interessa a lei, non una libertà astratta rispetto a un bios, a una vita. E gli esseri umani sono caratterizzati sì dalla libertà ma anche dalla vita, cioè dal fatto che la libertà umana è la libertà di quel tipo di vita che è quel tipo di vita degli esseri umani, cioè esseri sensibili. E questo cambia nel momento, cambia molto anche proprio in una prospettiva bioetica e di scelte bioetiche, perché una cosa è difendere il modo d'essere di un essere che è un bios libero e sociale, altra cosa è difendere invece solo la libertà. La cosa che io ieri vi dicevo è il riferimento, appunto, ma è ancora liberale questa teoria, no? E allora io rispondo sì, perché questo perfezionismo non indica un unico modo di articolare queste capacità, no? Io posso adesso, eccolo, se lo vedo, vedi, poi posso anche tornare indietro. E la capacità di giocare non è che nella teoria ci viene detto che possiamo giocare a nascondino e non giocare alla chiapparella, insomma. Il punto è il gioco, cioè che per la nostra specie il gioco è importante, oppure l'appartenenza è importante, cioè dialogare con altri, essere aperti allo sguardo degli altri, essere aperti alla parola degli altri, senza che ci venga detto in particolare le modalità in cui questo accade, se col matrimonio indissolubile, con l'amicizia che dura tutta la vita, insomma ci sono molti modi, non ci viene detto se appartenere l'uno all'altro è obbligatorio, appartenersi solo fra maschi e femmine, cioè, tutto questo non viene detto, ecco, c'è un ampio spazio di libertà, ecco, sentimenti, cioè questi aspetti della vita che qui vengono indicati non sono abbastanza astratti, indicano come ambiti pratici che possono essere articolati, pensati in maniere molto differenti, sia individualmente che a partire da culture differenti, no? Dunque non c'è l'indicazione di un modello univoco di forma di vita umana, per cui l'unica forma di vita umana, cioè diciamo in tutti gli anni 60 ma ancora oggi il postcolonialismo critica
critica il modello. Che cosa è caduto? Un pezzo di banco. Voi volete farmi morire. Allora, il postcolonialismo, diciamo, le correnti antiumanistiche che nella seconda metà del Novecento hanno criticato l'universalismo etico occidentale, affermando che in esso un'esperienza culturale particolare, che è quella occidentale, è stata in queste teorie universalizzata ed è diventata il modello di umanità attraverso il quale poi i paesi, l'Europa ha colonizzato il mondo, mostrando la propria cultura come paradigmatica. Ecco, questa critica non si adatta a questa teoria, perché non c'è un modello culturale unico che viene difeso qui. Martha Nussbaum ha lavorato molto con questo filosofo indiano Amartya Sen, ha lavorato per un progetto dell'ONU, ha lavorato nel terzo mondo, utilizzando proprio questo modello delle capacità come strumento attraverso il quale favorire politiche di liberazione delle donne, ad esempio, nel terzo mondo. No? Dunque, non c'è il modello occidentale dietro questo paradigma perfezionista. C'è un'indicazione che lascia largo spazio ad un'articolazione culturale individuale di queste capacità, che possono essere riempite di contenuti molto diversi, molteplici. Tant'è che la libertà è, diciamo, quella capacità che pervade tutte le altre, in questo senso pervade tutte le altre, la libertà, no? Perché quando siamo esseri liberi e capaci di scegliere in maniera umanamente paradigmatica il modo di amare, di giocare, di sentire, di appartenerci gli uni agli altri, ecco, questo è ciò che viene favorito, no? Quella che io in questo articolo chiamo la fioritura umana, in questo senso, no? Il far fiorire delle capacità che nell'essere, e dunque anche l'articolarle in maniera individuale, capacità che nell'essere umano devono essere sviluppate, devono essere coltivate perché si sviluppino. Dunque, non mancanza di liberalismo, ma liberalismo. Io mi interromperei qui, indicandovi ancora bibliograficamente, se vi interessasse, questo libro, Umano e Postumano, è curato da Maria Paola Fimiani, da me e da Elena Pulcini, editori riuniti. È una raccolta di saggi in cui si pongono questi problemi a livello filosofico, insomma, hanno collaborato a questo volume non solo filosofi, ma anche scienziati. Editori riuniti 2004. Vorrei chiedervi se avete letto quegli articoli che io vi avevo fatto dare. Se Obama diventerà presidente sarà grazie a Neuroni Specchio. Quest'altro, del Sole 24 Ore, del Scienza, sempre sui Neuroni Specchio. Mentre gli altri articoli che vi ho portato sono articoli scritti da giornalisti, in questo materiale a scrivere sono direttamente gli scienziati, va bene? Perché qui dei Neuroni Specchio ne parlano Rizzolatti e Gallese, no? E Rizzolatti e Gallese sono i neuroscienziati che hanno scoperto il Neuroni Specchio. Dunque, in questi articoli la diffusione scientifica sono gli scienziati stessi a farla. Dunque avremmo e poi in questo articolo sul neoliberalismo invece è Lakoff che
non parla direttamente in lui, che è un metaforologo e uno studioso del linguaggio, Lakoff, ma c'è un giornalista che racconta la teoria di Lakoff, una teoria che si basa appunto su un'utilizzazione della teoria dei neuroni specchio, che è come un'applicazione, diciamo che è il contrario di quello che dovete fare voi come master, l'altro master, cioè non trasferire tecnologia, ma trasferire ricerca scientifica e farla diventare, sì, è quasi un trasferimento di tecnologia, perché si tratta di una ricerca scientifica sul modo in cui è fatta una parte del nostro cervello, e questo esito della ricerca scientifica viene usato per interpretare la politica. Io so quel che tu pensi. Se Obama diventerà presidente sarà grazie ai neuroni specchio. Fra questi titoli, che evidentemente non hanno fatto né Gallese né Rizzolatti e neanche Lakoff, secondo me, ma è sempre così, ma ne ho fatti i redattori di questi giornali. È quello che c'è scritto poi negli articoli, c'è scritto proprio così che io so quel che tu pensi, c'è scritto proprio così che se Obama diventerà presidente dipenderà solo dai neuroni specchio. Che cos'è questa neuroetica e neuroeconomia in questo trafilo? E appunto, e qual è l'informazione che ci ha dato? E qui non si tratta veramente, in questa prima parte non ha scritto Rizzolatti, ha scritto Sinigaglia, però con Rizzolatti, dunque c'è un'informazione. Così, e qui c'è Gallese che scrive, che informazioni ci danno questi scienziati? Cosa dice Gallese? Che cosa dice? Ma qual è la scoperta? Cioè, a parte. Che cosa sono questi? È questo che voglio capire. Perché insomma, è tutto il tempo che stiamo. Scusate ragazzi, stiamo facendo un gioco. C'è informazione e comunicazione. L'informazione prima è cosa sono i neuroni specchio? Punto. L'informazione principale è che ci vengono descritti una serie di esperimenti incontrovertibili, visto che ci sono anche le fotografie, per cui noi vediamo che il cervello di chi guarda qualcuno compiere una stessa azione si mette in funzione nelle stesse parti anche se l'azione non viene compiuta. Ecco, altra informazione, brava, il secondo punto è questo. Allora, noi, il nostro cervello, le stesse parti del cervello si attivano quando? Quando? Vediamo una cosa che è nostra, qua fa un esempio, dice quando un danzatore assiste a un balletto, per esempio. Tanto più, ad esempio, io sicuramente se vedo un balletto classico, una che rotta in aria, secondo me si attivano pochissimi neuroni perché non le so fare quelle cose. Ecco, questa è l'altra informazione. Queste sono informazioni, non è che possiamo dubitarne. Questi hanno fatto esperimenti, sono scienziati noti in tutto il mondo. Fra un po' prendono il Nobel, non è che diciamo sarà così, non sarà così. Hanno guardato dentro il cervello e hanno visto che questo accade. No? E questo però, questa informazione qui c'è. E c'è molto descritta molto molto bene, no? Diciamo anche questa precisazione, soprattutto questa precisazione ci permette di fare un passo avanti verso la comprensione di questi esperimenti. Questo accade che si attivino le stesse aree del cervello sia quando noi compiamo un'azione che quando vediamo compierla, accade
quando quell'azione che vediamo compiere fa parte del bagaglio di competenze che noi possediamo. Possono essere competenze fisiche o competenze culturali, no? Perché se noi vediamo, facciamo un esempio, se noi vediamo qualcuno che compie azioni per noi completamente incomprensibili, che mai abbiamo visto, ciò evidentemente non accade, no? Non accade che si attivino le stesse aree cerebrali della persona che compie quella determinata azione. Da qui deriva l'interpretazione che anche Rizzolatti e Gallese danno di questi loro esperimenti. Loro parlano di empatia e di intersoggettività, usano questi due, vi leggo Gallese che mi piace molto, è molto bravo. Circa 15 anni di ricerche hanno consentito di delineare un nuovo approccio al problema dell'intersoggettività, ponendo al centro di essa il sistema sensomotorio, dando così un contributo decisivo all'affermarsi del paradigma della cosiddetta embodied cognition. Questa è ugualmente un'altra informazione. Le nostre cognizioni, dice, non sono qualche cosa che non involve il corpo. Le nostre cognizioni sono incorporate. Cosa vuol dire che le nostre cognizioni sono incorporate? È un modo di spiegare quello che abbiamo detto prima. Io capisco ciò che fa un'altra persona nel momento, e lo capisco fisicamente, perché nel mio cervello si istituisce la stessa configurazione neurale che si istituisce in chi compie una determinata azione. Dunque io la comprendo in maniera quasi empatica, in maniera quasi interiore, non solo intellettuale, no? La comprendo in maniera fisica, partecipando quasi, da qui l'empatia, partecipando quasi a quell'azione, perché è come quasi se la compissi io. Cioè a partire da questo sono fatti anche studi sull'immaginazione. Cioè l'immaginazione dalla tradizione più vecchia, diciamo fenomenologica, è una sorta di, è concepita come una sorta di capacità di eidetica, cioè di vedere come con uno sguardo strabico l'idea di uomo in un uomo concreto. Qui invece c'è un concetto di immaginazione che viene del tutto diverso. Cioè io, la mia capacità immaginativa si sviluppa quando io ho delle competenze relativamente a determinate azioni, delle competenze già cognitive e sensibili, per cui immagino, nel momento in cui io immagino una casa che brucia, no? Si attivano nella mia mente gli stessi neuroni che si attivano quando io vedo la casa che brucia, no? Anche su questo ci sono esperimenti, cioè di brain imaging, in cui si vede che l'unica differenza è maggiore o minore forza, cioè quei neuroni sono meno irrorati, le connessioni sono più deboli, però le aree sono esattamente le stesse. Cioè, il che vuol dire che il nostro cervello si configura come se percepisse quei determinati atti nel momento in cui li immagina, no? Ecco, adesso, diciamo, io direi che per l'informazione possiamo essere contenti dal fatto che in fondo l'informazione che ci hanno dato sicuramente è corretta. Dico, più chiaro di così, sono stati loro a fare questi esperimenti, non è possibile che ce li descrivano male. E vediamo però quali sono le conseguenze di ciò. Secondo me, appunto,
per come la capisco io, la conseguenza di questo, di questi esperimenti, è l'importanza di una certa concezione antropologica che non separa estensione da pensiero. E questi esperimenti ci mettono in mano uno strumento forte per criticare una tradizione filosofica che io dico mentalistica e per la quale invece il nostro pensiero è inesteso, no? È un punto metafisico inesteso, del tutto separato e che non ha niente a che vedere con l'estensione che si muove e che ha certe caratteristiche ontologiche diversissime dal pensiero. Estensione, inestensione. Ecco, qui c'è, rispetto a questa tradizione, esattamente la prova del contrario. Cioè, non vuol dire che il nostro pensiero è solo neuroni, questo è chiaro, no? Però sicuramente che senza neuroni non si può pensare, mi sembra che venga fuori molto bene, no? Che vengano fuori prove di questo genere. E poi non solo senza neuroni, chiaramente, perché noi sappiamo bene che i neuroni per funzionare, cioè il nostro cervello è in un corpo, il nostro corpo è attraverso i sensi in rapporto con la natura e con gli altri esseri umani. Dunque sappiamo che il nostro cervello funziona in questo modo. Tanto lo sappiamo che comprendiamo gli altri anche in maniera non verbale, no? Da qui l'idea di empatia, non una facoltà, come dire, new age, così, ma qualcosa di molto concreto. Noi abbiamo una comprensione di ciò che fanno gli altri molto intima, no? A partire dal fatto che abbiamo un'esperienza di certi atti, ecco che comprendiamo, perché qui gli esperimenti tutti non ci sono. È molto interessante che la configurazione cerebrale di un atto che verrà avviene prima che noi lo vediamo, no? Cioè c'è un esperimento che hanno fatto, è con una mano che prende la tazzina, va bene? Già prima di vedere la mano che arriva alla tazzina e la prende, in chi vede, si costituisce nel cervello quella configurazione che il cervello ha quando prende la tazzina. E qui l'empatia, no? Non che quella configurazione cerebrale avvenga dopo, ma che avviene prima. Cioè, e questo è molto importante per capire le nostre capacità cognitive. Quando noi viviamo in un mondo conosciuto e con esseri simili a noi, abbiamo una grande, cioè il nostro cervello funziona come uno strumento importantissimo per orientarci nel mondo. Perché? Perché è capace di anticipare ciò che fanno gli altri. Basta uno sguardo, basta un movimento del corpo, basta una tensione in qualche muscolo, no? Per far sì che noi abbiamo una conoscenza ampia dell'ambiente e del luogo in cui ci stiamo muovendo. Cioè, questo è qualcosa di molto importante da un punto di vista sia antropologico che etico. Anche in relazione, pensate alle cose che ieri io dicevo relativamente all'importanza di riunirsi in assemblea per dialogare, no? Chi non, ecco, non vedendosi, ma dialogando tramite un computer, noi perdiamo questa enorme
capacità di comprendere gli altri che ci è messa a disposizione dal modo in cui siamo fatti come esseri insieme sensibili e razionali. Perché è chiaro che il mio cervello nel mio cervello si costituisce una certa configurazione neurale che anticipa ciò che gli altri fanno o pensano, no? Il che vuol dire che io ho una, come dire, la mia capacità di pensare è anche sensibile, è fortemente sensibile. È la mia, i miei sensi sono cognitivi, mi permettono di capire, e la mia capacità cognitiva è sensibile contemporaneamente, no? E questo è importante, non solo quando ci fidanziamo, insomma, ci dicono Gallese, quando ci fidanziamo è chiaro che non ci basta il computer, no? Ma non solo per toccarci e stare bene insieme, no, ma per capirci. Cioè abbiamo bisogno di guardarci negli occhi, di vedere, di, ecco, fra amici, fra compagni che stanno assieme c'è bisogno di questo, ma c'è bisogno di questo per gli esseri umani, anche quando dobbiamo discutere di bioetica, anche quando dobbiamo discutere di regolamento di facoltà, anche quando dobbiamo discutere del modo in cui recuperare i crediti, no? C'è bisogno di questo, perché proprio perché siamo esseri fatti così, la cui sensibilità è cognitiva, la nostra sensibilità è una capacità già di, non è una capacità meccanica, no? Desiderio, appropriazione, non è questo. La nostra sensibilità è una capacità che ci permette di entrare in rapporto con la natura e con gli altri, comprendendoli. Comprendendoli naturalmente nelle modalità dei sensi, desiderando, avendo paura, come dire, guardando con godimento, e così via. Ecco, noi abbiamo, i nostri sensi hanno come una mente incorporata. Non qualcosa, la mente non è qualcosa di distaccato dai sensi, che poi si aggiunge ai sensi, per cui noi siamo composti di sensi e di mente. No, ma c'è un incorporamento tale per cui i nostri sensi ci permettono di cogliere, di concepire cose, fanno ipotesi intorno alla realtà. Io vedo un movimento piccolissimo e i miei sensi, già nel mio cervello si configura una cognizione. Quello sta per prendere la tazzina. Ad esempio a una mamma servono moltissimo queste cose. Chiunque abbia avuto un figlio sa bene quante volte gli ha salvato la vita. Figuriamoci se aspettiamo che attraversi la strada prima di bloccarlo. Quello non ha neanche pensato, ancora non ci ha pensato, ora voglio attraversare la strada. Ma ha fatto quello sguardo, per cui la madre ha già capito, fra un po' attraverserà la strada, e l'ha già acchiappato per la collottola e gli ha impedito di attraversare la strada. Capito? Ecco, questa capacità di comprendere intimamente gli altri ci è diventata chiara con questi esperimenti che hanno fatto Rizzolatti e Gallese, no? Ci è diventato chiaro forse qualcosa che già sapevamo, che però non sapevamo conoscere bene. Ora lo conosciamo meglio, ne conosciamo, se io uso la parola le basi fisiche, mi sembra di sbagliare, perché non sono basi, noi siamo degli esseri fisici e mentali, e questo nostro essere fisici e mentali non è non è una somma. Aristotele, quando parla di tipi di anima, dice che non sono due, è come, lui fa l'esempio del concavo e del convesso. Ecco, una figura geometrica, il concavo e il convesso
sono due aspetti della stessa figura. Ecco, il mentale e il sensibile sono due aspetti dello stesso bios. E noi siamo dei bioi fisici e mentali. E questi bioi pensano coi sensi e sentono con la mente, no? Perché io, quando io immagino il dolore di una persona a me cara, si costituisce nel mio cervello una configurazione neurale che è quasi molto simile al dolore da me provato, no? Dunque, qui c'è una cognizione. Io non vedo qualcuno soffrire, io non vedo una ferita, ma qui c'è una cognizione che diventa senso, sensi, che io comprendo anche coi sensi, la penso ma la sento, la comprendo sensibile. Ecco, questo, l'avere, secondo me, un grande merito di questi neurobiologi, questo è un aspetto della neurobiologia molto importante, gli studi sulla sensibilità, secondo me. Forse sono gli aspetti degli studi neurobiologici più importanti da un punto di vista filosofico. E hanno un importantissimo significato per la filosofia della mente, no? La filosofia della mente è profondamente cambiata dopo il mentalismo della filosofia della mente. Cioè, ormai tutti parlano di mente incorporata, e per tutti la mente incorporata significa appunto un riferimento al cervello e alla neurobiologia.